Grazie, buonasera a tutti. Faccio una presentazione rapida, però dovete prima dirci come so che l'avete già spoilerato l'arrivo di questi occhiali, ma Dario, dici da dove arrivano. Questi? Sì, non posso. Ah no, ah. No, perché poi ci sono questioni di sponsor. No? Ah, ecco. Ma da che tappa ce li avete? Almeno questo. Boh, non mi ricordo. Da Benevento. La dozzina. Ah, okay, giusto, la dozzina. Giusto. Certo, okay, certo. Okay, ma è un'idea che nasce nella mente perversa di Chiara, su una chat collettiva che avevamo. Ho detto, ma perché non facciamo? Io passavo davanti a... Okay. Tiger. Io ho detto solo perché non facciamo. Poi Voltolini ha comprato gli occhiali. No, anzi, nasce perché Donatella di Pietrantonio e Tommaso Giartosio avevano perso ciascuno un paio di occhiali. Tommaso davvero, Donatella invece non li trovava. E allora abbiamo detto regaliamo un paio di occhiali a Donatella. E poi è arrivato, compriamo tutti gli occhiali. Così è nata. Un po'. Sì. E io mi trovo a passare di lì e ho detto beh. Perché? Lei suggeriva di farci un tatuaggio, ma era un po' troppo. Allora, da sinistra... No, però ci teniamo anche a dire che non lo facciamo sempre. Noi l'abbiamo fatto alla dozzina, poi non l'abbiamo più fatto. Questa sera è onore, un omaggio allora a Dario Voltolini, che è a Torino. Grazie. Torino, peraltro, molto, molto rappresentata nei romanzi di questa Sestina. Dunque, parto da sinistra, Chiara Valerio, con Chi dice, chi tace, Sellerio. Tommaso Giartosio con autobiografia autobiogrammatica per Minimum Fax, Raffaella Romagnolo con Aggiustare l'universo per Mondadori, Dario Voltolini con Invernale per La nave di Teseo, Donatella di Pietrantonio con L'età fragile per Einaudi e collegato che veglia su di noi Paolo Di Paolo per Feltrinelli con Romanzo senza umani. Io sono particolarmente felice questa sera perché siete un gruppo super affiatato, molto divertente, divertito, allegro, per quanto impegnato e almeno questo è quello che abbiamo visto seguendo tutte le tantissime tappe di questa carovana dello Strega. Noi siamo sul finale e ci tenevo a dire che siete anche molto generosi perché in queste tappe, bene o male, le domande poi un po' si... per forza maggiore si ripetono perché le curiosità poi di noi lettori sono più o meno le stesse e voi riuscite sempre a concedervi davvero con piacere, offrire spunti sempre interessanti e comunque abbondanti, quindi ci fa particolarmente piacere. Allora, io prendo però spunto per iniziare da una cosa che ha detto proprio Paolo Di Paolo durante una delle ultime tappe. Ha detto, ci conosciamo talmente bene, abbiamo sentito parlare di noi e dei nostri libri talmente tanto che potremmo presentarci da soli. Allora, tranquilli che vi presento io. Però volevo iniziare leggendo una piccola frase, un piccolo estratto dei vostri libri, senza dirvi a chi appartengono. Chi si riconosce però deve ovviamente tacere e vedere se gli altri davvero si conoscono così bene e dire di chi è. Può partecipare anche sadica. Il pubblico. Può partecipare anche il pubblico, che immagino molti di voi avrete letto già qualche libro, lo starete leggendo. Per scegliere queste piccole frasi, perché sono sadica, ho cercato delle frasi che non avessero degli indizi proprio spudorati ed eclatanti. Ciao, buonasera. Quasi. E che però contenessero una domanda, perché mi sono accorta che forse capita spesso, però i vostri libri mi sembra che nascano veramente mossi da delle domande e più che da delle risposte. Mi sembra che insomma abbiano questa forma di urgenza e quindi sono andata a cercarle, scoprendo tra l'altro che alcuni, tipo quello di Dario, ha tantissime domande e altri zero, cioè proprio fatto fatica, quindi saranno un po' più stiracchiate. Siete pronti? Bene. Okay. Allora comincio. Cara dottoressa Focaccia, avrei voluto dirle, la verità è che da ultimo c'è una domanda che mi ossessiona. Non è facile formularla, è indiscutibilmente oziosa, forse perfino stupida, ma non c'è niente da fare, brucia. Somiglia a un livido persistente. La tocchi, fa male. Che cosa ricordano gli altri di noi? Ah, sì, la sappiamo. La sappiamo. Vai.
Paolo Di Paolo. Ok. 1-0 per Raffaella Romagnolo. Allora parto da qui per chiedere. Ma dobbiamo arrivare per primi a dare risposte. Sì, ah, c'è okay. Un premio poi alla fine. Siamo sempre in competizione. Comunque. No, scherzo. A Paolo Di Paolo chiedo allora da dove, cioè in che momento dell'esistenza del protagonista di Mauro Barbi nasce questa domanda, cioè che cosa gli altri si ricordano di noi, che tu dici qui può sembrare stupida, in realtà è tutt'altro che stupida, perché in genere siamo ego riferiti, cioè chiediamo che cosa ci ricordiamo noi degli altri, e invece questa è un capovolgimento del punto di vista. E in che modo questa domanda, la ricerca di questa risposta, più che la risposta stessa, influisce sull'esistenza del protagonista? Questo è uno spunto, poi se hai piacere di dirci anche di dilungarti un po' sul raccontarci il libro, fai pure. Grazie, intanto mi sentite, penso, no? Sì, benissimo. Benissimo, grazie. Scusate se io non sono là, ma appunto ho dovuto, come dire, fare delle piccole deviazioni casalinghe, poi riaggancerò già domani gli altri appunto finalisti e finaliste. E tra l'altro, la serata al circolo ovviamente insomma significa tanto, credo, per ciascuno di noi che questi anni abbiamo così tanto frequentato. Guarda, c'è un momento in cui questo personaggio, che per cui non l'avesse messo a fuoco, è uno storico di mezza età, ossessionato da un segmento di storia moderna, tardo cinquecentesca, questo storico si trova a portare il suo computer a riparare in un Apple Store, adesso ho detto un altro marchio che forse non dovevo evocare, ma insomma un tempio della tecnologia digitale, e ha un messaggio che lui prende come un'indicazione esistenziale, perché era un messaggio che mi appariva mentre scrivevo, anzi continua ad apparirmi, e mi dice risparmiare spazio per ottimizzare l'archivio. Allora, questa cosa mi è sembrata un'indicazione di natura esistenziale, no? Perché la memoria ha bisogno di una quota di oblio. Il nostro cervello, cioè, qualcuno di voi ricorderà un personaggio di Borges che si chiamava Funes el Memorioso, che era un personaggio assurdo che non dimenticava niente. E quando tu non dimentichi niente, questo diventa davvero, la memoria diventa davvero nemica, perché Funes, nel racconto di Borges, è uno che ricorda le nervature delle foglie che ha visto, i colori delle cose, non riesce a eliminare niente dalla sua memoria. Ecco, risparmiare spazio ottimizzando l'archivio è in fondo quello che facciamo naturalmente, dimenticando delle cose e lasciando traccia di altre. Allora, naturalmente, il tema della memoria mi sembrava interessante, e che fosse legato alla memoria digitale così sovraccarica mi sembrava ulteriormente interessante. Insomma, lui va lì, in questo tempio della tecnologia informatica, in cui succede una cosa che rovescia i presupposti del magistero stabili per secoli, se non per millenni, e cioè che chi ha più esperienza insegna a chi ne ha meno. Nel tempio di ogni tecnologia di natura digitale, chi ha meno anni insegna a chi ne ha di più. E dunque tu ti trovi col tuo computer o col tuo smartphone nelle mani, letteralmente nelle mani, di uno che magari ha a metà dei tuoi anni o un terzo dei tuoi anni. E tra l'altro il sapere di cui è depositario non è nemmeno un sapere scritto nei manuali, perché è un sapere che si aggiorna mese per mese, se non addirittura giorno per giorno. Lui porta questo computer e poi, guardando attentamente il volto del ragazzo che ha davanti, ha l'impressione di riconoscerlo. E infatti è lui, è Luca Sergola, cioè un suo ex alunno. Barbi ha avuto un'esperienza di insegnamento come supplente di storia, e allora lo guarda cercando un'ammissione, un riconoscimento, e invece non succede niente. Allora è lui stesso che poi a un certo punto dice: ma io sono appunto il tuo professore di storia. E questo Sergola, che tra l'altro lui aveva riconosciuto da un gesto che faceva, che adesso io non posso rifare perché lo fa con un dito che ogni volta agli occhi di Barbi sembrava un insulto, si tirava su col naso, sul naso gli occhiali col medio, e chiaramente per Barbi questa ogni volta era una provocazione, no? Che lui rifà istintivamente in quel momento, e lì lo riconosce, e in quel momento stesso in cui lo riconosce si accorge che però quella memoria non è condivisa. Barbi ricorda Luca Sergola, Luca Sergola non ricorda Barbi. Ecco, in quel momento, andando dalla dottoressa Focaccia, che tu hai evocato, che è la sua radiologa, l'idea di confidarsi con una radiologa come se fosse un analista parte dal presupposto che una radiologa letteralmente ti vede dentro, e molto più dell'analista, no? Perché chiaramente c'è, come dire, la possibilità attraverso una radiografia di vederti
davvero dentro. Ecco, in quel momento, chiacchierando con la radiologa, lui mette a fuoco questa difficoltà di percepire il lascito, di capire che cosa è rimasto di lui negli altri, perché se non ti ricorda nemmeno un tuo studente, tu avevi l'impressione di spolmonarti, di sudare, di fare delle lezioni anche smaglianti quando eri in buona. Questo è un tema, tra l'altro, la scuola, che circola anche in altri libri, e in particolare in quello di Raffaella. Ecco, questa cosa per cui un insegnante può davvero lasciare un segno. Forse Barbi non era un insegnante così efficace, e tuttavia questo elemento, diciamo, di non riconoscimento, di mancato riconoscimento, lo manda in confusione. Per finire, lì nasce, se vuoi, una sorta di nevrotica ricerca, anche molto grottesca, di contatti, di persone della sua vita da cui pretende di essere ricordato, un po' come quelle anime purgatoriali che si buttano ai piedi di Dante quando passa, soprattutto nel purgatorio accade, e chiedono a lui di essere ricordate. Ecco, lui ha un desiderio di memoria, e però si accorge che appunto non può governare questa memoria negli altri, e quindi essere ricordati male o non essere ricordati è un destino che, per quanto mortificante, potrebbe riguardarci tutti. Grazie, grazie Paolo. Vado con la seconda frase. L'ho consolata come potevo, da lontano. Quella volta ho proprio sbagliato a non prenderlo il treno. Nel rispetto della sua libertà, le sono mancata quando aveva bisogno di me. Certi confini sono troppo sottili per una madre indecisa come io sono. Ma i più saldi tra i genitori sanno in ogni momento la verità sul da farsi? Anna. Donatella di Pietrantonio. Donatella di Pietrantonio. L'età fragile. Partiamo da qui per appunto raccontarci in breve il tuo libro. Qual è l'età fragile e che tipi di fragilità si vivono a seconda dell'età che si ha? Buonasera. L'età fragile è un titolo ingannevole, se non alto nel numero, è declinato al singolare, ma in realtà leggendolo si vede che parte la fragilità con un personaggio, Amanda, che sembra avvocarlo a sé. Ma poi, andando avanti, ciascuno sembra pretendere la sua fetta di fragilità. E scrivendolo io stessa non mi sono resa conto all'inizio di quanto questo tema fosse importante per me e da quanto tempo me lo portassi dietro senza riuscire ancora a portarlo veramente dentro la scrittura, a focalizzarlo, a centrarlo. Poi invece mi sono resa conto che non solo i personaggi, ma io stessa sono entrata scrivendo, appunto, con l'atto della scrittura, con la mia fragilità. E me lo sto ricordando proprio in questo momento, perché me l'hai chiesto. Questo libro potrebbe anche essere la storia della mia personale fragilità. Io sono stata fragile da subito, e soprattutto nei primi anni di vita proprio, ma fino all'adolescenza, fino a che la solita per i miei compagni di viaggio, professoressa di francese, non mi ha costretta a leggere Pascal, i pensieri, le pensées, ce li faceva naturalmente leggere in francese, io confondevo la fragilità con la debolezza. Ero una bambina considerata debole perché mangiavo poco, perché ero molto magra, perché avevo paura di andare a scuola da sola, attraversando il bosco, scusate se mi ripeto.
e quindi in famiglia ma anche nel vicinato ero considerata debole, non fragile. E tant'è vero che per esempio mi dicevano: se non mangi, sei talmente magra, se non mangi il vento ti porterà via una di queste mattine nel bosco, quindi c'era questa grande paura. Quando poi ho incontrato Pascal e la sua riflessione universale sulla fragilità dell'uomo, per me è stata una rivelazione, è stata una lettura bellissima. Avevo tipo 15 anni, ma sono stata colpita dall'eroismo che c'è nella fragilità dell'uomo, perché c'era questa descrizione che era insieme filosofica ma anche estremamente poetica dell'uomo solo fragile davanti all'universo, e quindi quest'uomo che poteva essere schiacciato. Mi ricordo, io ho una pessima memoria, al contrario di Chiara Valerio, ma ricordo questa piccola frase in francese: "Une goutte suffit pour le caser", quindi una goccia caduta da chissà dove di questo universo il cui centro era ovunque e la circonferenza da nessuna parte, perché giustamente era infinito. Quindi una goccia che chissà da dove veniva era sufficiente a uccidere, a schiacciare l'uomo. E però qual era la forza dell'uomo? Ecco, forza, fragilità, che l'uomo sapeva di morire, di essere schiacciato dall'universo, e l'universo non ne sapeva niente. Quindi questa enorme distanza, questa enorme superiorità data dalla consapevolezza che l'uomo aveva e l'universo no. Scusate, io non ho parlato per niente del mio libro, ma ci tenevo. Stiamo cercando disperatamente di non annoiarci ripetendoci sempre le stesse cose tra noi, e anche qui al circolo ero stata da poco e insomma. Tra l'altro bellissima questa distinzione fra fragilità e debolezza, che è anche molto attuale. Stiamo vivendo un momento in cui è un po' più sdoganato mostrarsi anche fragile adesso, mentre forse soprattutto tra i ragazzi qualche anno fa era vietato, anzi eri un debole se ti mostravi fragile. No, grazie mille invece. Tanto ci torniamo, facciamo un po' di giri. Vado con la terza frase. Se devo giudicare dalla mia esperienza, direi che mai o quasi mai una parola muore. Si è solo persa tra milioni di altre che scorrono via verso altre cascate. Al centro. Moltissime imboccano un letto ipogeo circolare, una gola che le riporta indietro, e torneremo a usarle. O loro useranno noi, che siamo tanto più consumabili. È sempre strano usare la parola usare per le parole. Lui, cioè, sgamato, come si suol dire, dopo una riga neanche. Era facile, però. Era facile, era facile. Allora, Tommaso Giartosio, come ha influito il tuo linguaggio, la scoperta di un tuo lessico familiare nella tua esistenza e nella scrittura di questo libro? Allora, grazie, è un'emozione particolare per me essere a Torino, un circolo dei lettori, per parlare di questo libro. E io sono arrivato, ho avuto una sorpresa che poteva essere una brutta sorpresa, e cioè che non ci sono copie del libro in vendita. Poteva esserlo, per un equivoco che adesso non importa chiarire, ma invece mi è sembrato molto significativo, perché è un segno di come poi le parole noi ce le dobbiamo andare a cercare. No? Non è che ce le troviamo spiattellate davanti, le scegliamo, le selezioniamo in libreria, in biblioteca, dove che sia. E questo è quello che un po' ha dato una direzione, perché io devo confessare
una cosa, l'autobiogrammatica, cioè appunto il progetto di raccontare, io invece lo racconto il libro, Donatella, il progetto di raccontare la propria vita attraverso il linguaggio, è nato come qualcosa di diverso da ciò che poi è diventato, perché è nato con un'idea classica di salvataggio. Le parole che ci rappresentano, che rappresentano la mia esperienza, che evidentemente non è solamente mia, perché un linguaggio è sempre qualcosa che condividi con altri, quindi qualsiasi parola, anche quelle inventate da me addirittura, che ci sono nel libro, sono radicate in un linguaggio condiviso, e quindi cerchiamo di salvare questo linguaggio. Però poi, scrivendo, mi sono reso conto che non c'è nulla da salvare. Cioè che da una parte le parole comunque hanno una loro storia, un loro flusso, e dall'altra, appunto, col tempo c'è una sorta di decadimento naturale, per cui sì, qualcosa rimane, continua a circolare, magari anche per qualche millennio, no? Però poi passa. Io sono un appassionato di etimologia e continuamente mi accorgo di quanto le parole durino, ma anche del fatto che non sono eterne, va bene così. Va benissimo così. C'è una mia amica che adesso è qui in sala, che ha letto il capitolo più piemontese, più torinese del libro, e mi ha detto: ma guarda che tu qui hai riprodotto il linguaggio delle persone di conoscenza. È una categoria che io non conoscevo, probabilmente perché c'ero tanto dentro, che un po' come il pesce con l'acqua, no? Non la riconoscevo, e che è un linguaggio che, a quanto mi viene detto, continua a essere utilizzato anche dai diciottenni e sedicenni che fanno parte di questo contesto culturale. E questo significa che il linguaggio continua a riprodursi spontaneamente. Quello che mi interessava capire era un'altra cosa, e cioè, va bene, le parole, cosa ci dicono delle persone? Era quello che mi interessava, passare dalle parole alle persone. Capire, non so, per esempio, che la molteplicità di termini che usavano mia madre e mio padre per indicare il caos, pur essendo persone che per condizione sociale, per storia personale, non avevano particolari ansie, in realtà era un portato della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo, del Novecento. Cioè era un pezzo della loro storia. Neanche loro ne erano consapevoli. Quindi entrare nelle parole per cogliere le persone, le loro paure, le loro ansie, i loro desideri, e anche il modo in cui a volte, questo sarebbe un discorso lungo, lo accenno appena, è meglio allontanarsi dalle parole, è meglio utilizzare parole inventate da noi, o addirittura rifugiarci nel silenzio per sospendere quel linguaggio che sta circolando attorno a noi e che non riconosciamo nostro. Ecco, anche questo poteva essere un percorso da capire. Quindi il salto è stato quello: non salvare più, non c'è tutto questo materiale da salvare, c'è da capire in che modo noi come persone siamo costituite dalle parole. Scusa, ma questo materiale di cui parli è frutto dell'accumulo negli anni della tua vita? Cioè, ti è sempre interessato, oppure è una messa a sistema contemporanea? Adesso hai deciso di guardare a ritroso e recuperarle? No, per esempio il lessico familiare, di cui nel libro ci sono solamente 400 parole, ma in realtà è più o meno il triplo, e questo non pretendo che sia qualcosa di comune. In realtà la nostra famiglia era ossessivamente, era come rinchiusa in un fortino le cui mura sono le pagine di un vocabolario, no? E che era fortemente identificante per noi, ma ovviamente diventava anche una prigione. Però poi lo sanno tutti i miei colleghi, chiunque scrive in realtà vive nel linguaggio da sempre, per cui l'interesse per le parole ce l'abbiamo dentro, e infatti tutta la parte del libro che non parla di lessico familiare nasce proprio da questo, dal fare poesia, per esempio. Grazie mille. La prossima frase, diciamo, in realtà sono più frasi perché è un brevissimo dialogo. E allora, quante donne devono piacerti per dirti che ti piacciono le donne? L'unico libro letto, scusa. No. Ma è una cosa teorica, mica mi piaceva come mi piace Luigi. E perché non ci hai provato? Non mi è venuto in mente, e poi non rovino le famiglie. Ma chi ti ha detto che saresti riuscita a rovinarci? E poi che ne sai di cosa rovina le famiglie? Invece tu lo sai di cosa rovina le famiglie? Certo che lo so, una sola cosa, e cioè l'incapacità di accettare che quelli che ami cambino.
Sarebbe una risposta retorica anche questo. Esatto. È Raffaella Romagnoli. Sorpresa. Allora, sì, Chiara Valerio, chi dice, chi tace, e io l'ho sentito presentare spesso come un giallo o uno pseudo giallo, e in effetti il giallo è un po' a supporto della tua narrazione, della tua storia. Io trovo che ci sia tantissimo amore. Amore tridimensionale, amore complesso, diverso, e si vede l'innamoramento che tu hai per questo personaggio, che è un personaggio che eccentrico nel suo silenzio, perché in realtà Vittoria, la protagonista, è morta, però parla tantissimo in un altro modo, diciamo. Allora volevo proprio sapere come è nato questa relazione tua col personaggio. Intanto buonasera, mi viene in mente adesso che in realtà c'è una terzina, c'è una piccola commediola pubblicata da Einaudi in una raccolta di poesie di Patrizia Cavalli, dove in effetti si dice una cosa, ma ci sto pensando adesso, che quando l'innamorato è muto è perfetto. Perché tu sostanzialmente puoi farneticare quanto ti pare, puoi pensare che non ti dica mai no, ed è preciso. Adesso purtroppo sono un pochino stanca, quindi non ricordo il titolo, però è una commediola in tre atti di Patrizia Cavalli, credo che sia dentro Datura, ma probabilmente no. E, comunque, poesia di Patrizia Cavalli di Napoli. E c'è questo, quindi sicuramente Vittoria è muta, però Vittoria... parla attraverso ciò che ha lasciato negli altri, e ciò che ha lasciato negli altri è una grande curiosità, un grande sconcerto e molti interrogativi, nel senso che le persone a Scauri non si sono accorti di chi era Vittoria, un pochino perché non gli interessava, perché quando devi campare in una comunità piccola un pochino devi accontentarti di ciò che ti serve per continuare a campare in quella comunità piccola, un po' perché in effetti è una che ha, come tutti i grandi seduttori, vive nella negazione, vive nella reticenza. Adesso è chiaro che se uno fosse un mitomane, il grandissimo modello per Vittoria è quel personaggio standaliano che è il Conte Mosca. Il Conte Mosca è un personaggio gigantesco, perché ovviamente è quello che dice e che ribadisce il fatto che se stai tra persone intelligenti, tra persone di conoscenza, non c'è bisogno di dire nulla perché si capiranno. Se c'è intorno persone che invece non possono capire, è inutile spiegarglielo. Quindi in qualche modo Vittoria è così, e questo è affascinantissimo. Vittoria è in negazione. A un certo punto l'ultima cosa che sottrae Vittoria è il corpo, nel senso che Vittoria non c'è più. Mi interessava indagare perché... e questo sì, in questo senso il libro è un giallo in senso proprio, perché a me che l'ho scritto interessava indagare l'ambiguità dei sentimenti che mi sembra che ci sia, che noi stessi ci neghiamo. Vogliamo essere buoni, quanto questa bontà è lisergica e ferisce gli altri? Vogliamo essere intelligenti, quanto la nostra intelligenza impedisce agli altri di arrivare da soli a una certa soluzione? Vogliamo essere belli, quanto la nostra bellezza costa in termini economici o ecologici? Vogliamo essere perfetti, quanto questa perfezione o quanta questa purezza, se vogliamo essere puri, impedisce un dialogo? Quindi mi interessava però chiaramente non mi interessava indagare questa cosa, questa ambiguità in maniera saggistica, questa ambiguità che ha un portato, adesso forse perché parlo dopo Tommaso Giartosio, ha un portato che chiaramente dipende dal fatto che ci troviamo in un'acqua linguistica che tende alla categorizzazione e alla divisione, cioè al fatto che noi dobbiamo sapere, leggendo una parola e scelta da un contesto, che qual è il significato di quella parola, se quella parola può ferirci o no. E dalle parole, siccome in effetti le parole performano e vivono, ci abitano, permettono di assumere comportamenti o no, dalle parole appunto si passa ai sentimenti, e quindi in qualche modo indagando l'ambiguità che tutti abbiamo, assumendo nel personaggio di Vittoria l'ambiguità di una cura che è una forma determinata di possesso, volevo raccontare a me e ricordare a me, che non ho più la forza dei miei 20 anni, che l'ambiguità va ammessa e tutti noi lo siamo, e pensare di poter dire di essere una cosa o l'altra, o una somma linguistica di etichette, è qualcosa che ci porta
da un'altra parte, che non so più se possiamo chiamare umano. Ciò che ci rende umani è il fatto che fraintendiamo, ci lasciamo fraintendere, che preferiamo che gli innamorati siano muti, perché il nostro amore è un esercizio, in fondo, di realtà e di attribuzione ontologica a ciò che vediamo incontro. Quindi tutto questo, potevo fare un saggio, potevo fare un'altra vela, e forse la farò, non è detto, su questo tema interessantissimo su cui vi sto ammorbando, però intanto mi interessava indagare l'ambiguità dei sentimenti attraverso l'unico strumento che conosco che ha indagato l'ambiguità e che soprattutto fa sospendere il giudizio. Sempre per citare Patrizia Cavalli, le parole soccorrono il giudizio, basta cambiarle, cambia l'indirizzo, quindi le nostre parole vengono prima delle persone, ancora prima dei sentimenti. Lo facevo con l'unico strumento che conosco di speculazione sull'animo umano, nostro e degli altri, che è il romanzo. Tra l'altro, a proposito di parole, dici ambiguità volutamente o complessità? Cioè, l'ambiguità non è un'accezione leggermente negativa? No, Miriam, ambiguità, okay. Voglio, okay, dire. Perfetto. Adesso Miriam, subito offendere, vuoi, no, dire ambiguità per complessità? No, chiedevo, ma perché scusa, mi, ma difendetemi. Perché dice che dico una parola a posto di un'altra? Noi la difendiamo. No, so che appunto, ma visto che l'hai sottolineato, mi incuriosiva questa scelta proprio di ambiguità e non di complessità. Perché non è una complessità, è un'ambiguità, è addirittura come quando i giuristi dicono la forma è ancipite, oppure è un'ambiguità, cioè sta tra due cose, tra due sentimenti, tra il bene e il male, tra due opposti, perché ovviamente... C'è un libro molto bello che secondo me ovviamente parla di editoria, che è il Teseo di André Gide, dove dice una cosa stupenda. Dice: sono bravi tutti a vivere tra gli opposti, ma vivere negli opposti, chi lo sa fare? Ecco, io credo che la prassi sentimentale dell'essere umano ci abbia a che fare col vivere negli opposti e soprattutto con l'amare disperatamente e il volere bene persone con le quali non sei d'accordo su niente. Quindi essere d'accordo e volere bene, che adesso si sinonimizzano, diciamo, per lo spazio contingentato che abbiamo dell'immagine, del numero di parole, per esempio su questi nuovi media, sembrano sinonimi, ma non sono volere bene ed essere d'accordo. Quindi un'ambiguità. Rivendico, io non ho mai rivendicato niente, rivendico l'ambiguità. No, la grazie, l'avevo detto che erano generosi, eh. Sempre più facile. Alla chiusura, dopo aver pulito tutto affinché ci si possa specchiare dentro, torna a casa e lì nuovamente il tempo si scassa e perde la sua credibilità, rotola fuori dagli orologi un altro tempo, lo fa con un ghigno da un lato e una fissità da maschera giapponese dall'altro, e anche a casa lo stesso. Che ore sono? Ore sono... E lei? Dario Voltolini, Invernale. Allora, sì. In tanti romanzi, molti anche nel vostro caso, il paesaggio è un coprotagonista. In questo caso sicuramente siamo in un mercato, il mercato di Porta Palazzo, spoilero perché siamo a casa. E nel tuo romanzo a me sembra che anche il tempo sia un protagonista marcato, molto presente, un po' perché sembra quasi di sentire un ticchettio leggendo, no? Un po' perché il protagonista Gino, che è tuo padre, ha un tempo in questo libro, tu racconti proprio il suo ultimo tempo, e un po' perché io so che anche tu hai scelto un tempo per scriverlo. Beh, sì, ok. Non so quanto tempo ho per... Saluto il mio pubblico e vorrei chiedere al mio pubblico, in quanto ospite torinese, di fare un applauso ai non torinesi per dimostrare la nostra calorosissima capacità di essere accoglienti. È nessuno come noi. Oh. Allora, su questa questione del tempo abbiamo anche discusso in questa nostra tournée, perché per chi scrive, e soprattutto per chi scrive, diciamo, narrativa, il tempo è uno strumento fra i più importanti del suo lavoro. È abituato
a giocare coi tempi, coi tempi, e già diventa plurale, no? Diventa plurale perché c'è il tempo del racconto, c'è il tempo della narrazione, si mescolano, non sono la stessa cosa. E poi soprattutto c'è, che riguarda, secondo me, essenzialmente chi usa la parola per fare la lingua, per fare un oggetto artistico, c'è questa cosa meravigliosa dove si dimostra l'esistenza del tempo, cosa di cui comincia a dubitare la fisica, ma noi no. Perché ci sono i tempi verbali, no? Questa cosa non l'ha inventata nessuna persona, ma è la lingua che te la propone, quindi ci sono i tempi verbali. Allora, naturalmente chi scrive muove queste cose, e nel mio libro ho voluto farlo in maniera abbastanza massiccia, perché appunto i tanti tempi sono questi. C'è un tempo fisso che è il tempo dell'azione, qualche anno. C'è un tempo che ci è voluto per mettere insieme la mia fiducia nel saper scrivere questa cosa qua. Cioè, io ci ho impiegato 40 anni a scrivere questo libro, ma non perché per 40 anni ci ho pensato 2 anni fa al volo, no? Ma probabilmente sono stato in grado di pensarci perché ho cominciato a fidarmi un po' di più di poter usare il mio strumento in maniera rapida, perché l'ho scritto in un tempo che è di nuovo breve, cioè meno di 2 mesi. Dentro tempo non casuale, però, Dario, no? Sì, anche tempo non casuale, perché il tempo sono anche le date, e io ho cominciato a scriverlo. Mi sono detto: facciamo una celebrazione di mio padre, no? E quindi per fare un po' di cose così, anche tra virgolette laicamente rituali, mi sono dato un tempo che è dal 2 giugno al 24 luglio. Cioè, ho cominciato il giorno del compleanno di mio padre e ho finito il giorno della morte di mio padre, quindi sono meno di 2 mesi. Poi dentro il libro ci sono 2 modi di vivere il tempo che ha questo personaggio, che è mio papà, e che è uno rapido, fisso, con delle scadenze, che è quello del lavoro. Un lavoro strutturato, sempre molto, molto ferreamente strutturato, che non lasciava tempo ad altro se non a quello del lavoro stesso, e che era lineare tutto sommato. Poi c'è il tempo invece della malattia, della presa di distanza da questa struttura fissa e ferrea, e lì si dilata insieme con il tempo tanto, tanto altro. Cioè, vengono a galla in questa persona e chi gli sta attorno tante cose che erano soggiacenti, che erano nascoste sia emozionalmente sia di pensiero, no? Perché il tempo si dilata, perché il tempo è una cosa che noi sappiamo essere fluida, come si può dire, malleabile e non riconducibile alla mera cronologia, no? E psicologicamente questa è una cosa che sappiamo tutti. E poi ci sono anche delle cose che riguardano l'autoconsapevolezza, diciamo, l'autocoscienza. Quando uno è bravo a fare una cosa che la fa meccanicamente, senza quasi pensarci, il tempo passa in un certo modo. Quando hai un'esitazione, cominci a pensare: ma starò facendo quello, anche se uno non se ne accorge dall'esterno di questa esitazione, tu porti dentro questo gesto che fai automatico un di più di autoconsapevolezza, no? Come uno che sa guidare molto bene, però gli dai un'automobile con una marcia in più e lui deve pensare quando mettere la sesta, no? Anche se per lui il gesto è normale. E quindi ci sono tutte queste cose qui che confluiscono in un libro che è breve e non fa perdere tempo. È scaduto il tempo. grazie. Adesso enigma. Chi sarà? Ma non lo so. Volevo solo dire una cosa, cioè, avete visto che era Valerio quando è stanca? No, però Chiara mi ha spiegato che quando è stanca corre di più. Ah, che bello. No, è uno spasso fare questi giri con Chiara Valerio, è uno spasso assoluto. Ma si vede, si percepisce. No, però è veramente è un fiume in piena sempre. Dobbiamo stare attentissimi, perché poi ci lancia tutti questi ami, noi dobbiamo cogliere. È una prova. Allora, non sei curioso?
L'unico gattino sopravvissuto ha poco più di 6 settimane, fa capolino dietro una conca di zinco bucato, si avvicina con la coda guizzante, potrebbe tranquillamente infilarsi tutto nella tasca del soprabito, al posto del fazzoletto, o stare sul palmo della mano protesa, dove adesso troneggia un grumo di mollica che somiglia a una piccola spugna. «È per te», dice la bambina. Stacca un pezzetto e glielo porge. Lui un nome non ce l'ha, la bambina non vuole sceglierne uno. Un nome è una grossa complicazione, secondo lei. Vabbè, Raffaella Romagnolo. Allora. Ti piace vincere facile. Dunque, qui abbiamo, siamo nel 1945-46, primo anno scolastico dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo un gatto che non ha un nome, almeno per gran parte del libro, e una bimba che non parla, salvo questa rara eccezione proprio con il gatto. E a me ha colpito perché tu definisci questo romanzo un romanzo di scuola, non dici un romanzo di formazione, un romanzo storico, un romanzo per ragazzi, di scuola. Cosa vuol dire esattamente romanzo di scuola e perché hai scelto il punto di vista di una scuola per raccontare un periodo a una generazione anche che in qualche modo non ha più un'esperienza diretta con quel periodo, e che cosa comporta questo? Grazie. Allora, mi piace dire romanzo di scuola perché voglio intendere in una formula un romanzo che porti dentro le relazioni che a scuola si instaurano. I romanzi per lo più stanno molto attaccati agli umani, quindi stanno molto attaccati alle relazioni che questi umani intraprendono. Ecco, volevo che per me, ecco, io l'ho vissuto così mentre lo scrivevo. Le relazioni principali che sono raccontate in questo romanzo sono quelle di scuola, e quindi da qui insomma, l'etichetta che mi piace usare. Ho scelto un periodo, ho scelto di ambientare questa storia scolastica in un periodo che sentivo come particolarmente fertile, come un periodo che potesse parlare però all'oggi. Perché? Perché siamo all'indomani di una veramente tragedia che ha segnato non solo l'identità di quello che è stato il nostro paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma proprio l'identità del continente, l'identità europea. Ieri eravamo proprio a Bruxelles e questa cosa viene fuori molto, cioè l'Europa che conosciamo, per cui abbiamo appena votato, troppo poco, però insomma abbiamo appena votato, è veramente frutto della Seconda Guerra Mondiale, inconcepibile al di fuori di quella, di quel momento lì. Quindi volevo un momento che avesse ancora dentro il dramma di quello che è successo, ma nello stesso tempo anche, proprio per un fatto di tempo, la spinta della ricostruzione, la spinta di un mondo che sta nascendo nuovo. E provare a guardare come funziona la scuola in quel contesto lì mi sembrava particolarmente interessante. Perché? Perché la scuola, secondo me, può fare molto nelle situazioni di crisi, può effettivamente, avendo anche un orizzonte che è molto diverso da quello della politica, un orizzonte di tempo diverso, cioè la politica traguarda la prossima elezione, che spesso è anche a breve, no? Quindi ha veramente l'occhio corto. Invece la scuola no, veramente abita il tempo in un altro modo. Perché? Perché chi fa scuola progetta un futuro che non vedrà, non vedrà gli adulti che saranno i ragazzi che ha davanti. Quindi è tutta una prospettiva di costruzione verso un domani. E questo mi sembrava interessante farlo. Poi questa cosa però dentro di me è molto maturata nel momento in cui, cioè io avevo l'idea e stavo cominciando a raccogliere materiale, a scrivere cosette intorno, però quando è arrivata la pandemia e hanno effettivamente chiuso le scuole, che è una cosa che come tutto quello che ci accade dopo che ci è accaduta ci sembra normale, ma non era mai accaduto di chiudere le scuole in tutto il paese, mai, per nessun motivo.
Ecco, io ricordo benissimo in quelle settimane lì, era marzo del 2020, la condizione psicologica che era molto comune, che era quella della paura, soprattutto qua al nord, lo dico sempre in questo giro di presentazione, mi perdonino i miei colleghi per questo, però effettivamente l'abbiamo vissuta in modo estremamente drammatico qua, abbiamo avuto un sacco di morti, quindi quella sensazione di paura, arriva qualcosa che ti può ammazzare, che può ammazzare i tuoi nonni, che può, cioè era molto pesante. E in quella situazione lì però a nessuno è venuto in mente dire chi se ne frega della scuola, cioè adesso non si può fare, non si fa, no? Non succede, era un'ipotesi, no? Non è venuto in mente a nessuno, io parlo anche da docente, cioè la sensazione era noi non lo sappiamo fare perché non sapevamo fare niente di quello che abbiamo imparato a fare, non sapevamo fare le call, non sapevamo che cos'era Zoom, non sapevamo che cos'era Meet, non sapevamo niente. E i nostri allievi a volte non avevano neanche a casa gli strumenti necessari per farlo, però l'abbiamo fatto. Cioè è scattato una specie di imperativo per cui abbiamo dovuto farlo. E quella cosa lì è la scuola. Cioè più le cose vanno male e più l'umano ha la necessità di guardare davanti e dire ma come ne esco? Ecco, ne esci con la scuola. Questo è quello che mi è venuto fuori in quel momento. È lì che ho capito di cosa parlava il libro. Poi naturalmente è una storia ambientata nel passato e qui si farebbe anche presto, diciamo, a dire perché così impariamo dal passato, è meglio portare i ragazzi. Io non ci credo a questa cosa qua. Cioè se la memoria in quanto tale a me sa sempre di museificazione, di celebrazione fine a se stessa, non mi accende, non so come dire. Vedo che se Valerio ha detto sì, Valerio ha detto sì. A cosa serve? Serve recuperare il passato nel momento in cui hai un problema nel presente, cioè in cui lo applichi. Ecco, per me è quella cosa lì, cioè ci serve oggi questa cosa, ci serve in un momento in cui stiamo vivendo una non è un'età di trasformazione, è proprio una trasformazione del tempo, cioè il tempo che stiamo per, in cui siamo entrati, questo antropocene, è un tempo proprio nuovo per gli umani. Quindi stiamo vivendo quella cosa lì. Bene, la scuola serve. Siamo circondati da guerre. La scuola serve. Ecco, questa è un po' la cosa. E tu, tra l'altro, sei insegnante. Sì, sono. Oltre che scrittrice. Grazie. Rifaccio un giro di domande partendo da Paolo, che è ancora lì, sì? Ok. Certo, non ero addormentato. Ok, perfetto. Dunque Paolo, nel tuo libro c'è un salto temporale che è particolarmente evidente. Si torna alla fine del Cinquecento. In che modo ti è stato utile andare così a ritroso nel tempo, in quel contesto, una glaciazione fuori dal comune, per raccontarci forse uno scongelamento esistenziale, o comunque come hai fatto giocare queste due distanze? Ma agganciandomi a quello che diceva Raffaella, no? Interroghiamo il passato in virtù di quello che serve al calcolo del presente. Qualche volta penso veramente che ci muoviamo come quando un navigatore satellitare, diciamo così, ci dà quella sensazione di essersi disorientato con noi, no? E dice ricalcolo percorso. Io penso che la vita sia sempre un po' questo ricalcolo del percorso, e ricalcolandolo talvolta hai bisogno proprio di attingere a un passato, ma di riraccontartelo. Può essere un passato collettivo, può essere un pezzo di storia che, come diceva Raffaella, interroghi perché devi capire adesso. Ma come puoi interrogare una vicenda di 80 anni fa, così potresti interrogare una vicenda di 4 secoli e mezzo fa. Qui naturalmente c'era la figura dello storico, che a me affascina molto, forse perché a un certo punto avevo capito che questa dimensione della ricostruzione della storia ha molto a che fare col nostro mestiere, benché romanziere e storico siano apparentemente mestieri molto, molto lontani, no? Uno può essere un mestiere senza i limiti della verosimiglianza, l'altro ha il rigore delle fonti, però entrambi, lo storico e il romanziere, appunto ricostruiscono un passato, lo fanno perché vogliono capire qualcosa nel presente, anche se lo storico non lo confessa, è sempre in dialettica
col suo presente, col presente di tutti, e nel momento in cui riprende un dettaglio, recupera un dettaglio da una fonte documentale, quel dettaglio si dilata nella sua immaginazione e diventa già un romanzo potenziale. Lo storico non lo scrive il romanzo, il romanziere può farlo ovviamente. Però se io leggo grandi storici della contemporaneità, faccio un esempio italiano su tutti come Carlo Ginzburg, anche se lui probabilmente non ammetterebbe questa parentela, anzi direi che proprio me la respingerebbe senza dubbio, anche con una certa ruvidezza, in realtà i suoi libri sono straordinari proprio per come contengono miriadi di romanzi potenziali e lui naturalmente non si incarica di scrivere. Però Il formaggio ai vermi e molti altri grandi libri di Ginzburg sono un balsamo per un romanziere, perché senti che il romanziere è anche solo così un aspirante romanziere, no? Senti che dentro c'è questo crepitio di possibilità. Nel momento in cui faccio appunto questo esempio, così ti dico qualcosa in più su questo 500 che io sono andato a cercare attraverso fonti in modo ossessivo, maniacale, come fanno spesso gli scrittori, perché ho letto quintalti di cose che stanno qua dietro e che parlano di 500 tedesco, del congelamento del lago di Costanza appunto alla fine degli anni all'inizio degli anni 70 del 500, insomma cose che effettivamente interessano a poche anime sul pianeta, eh? Però ecco, nel momento in cui io faccio questa cosa qui, in realtà sento che si attiva un meccanismo che non è solo di mio dominio in quanto scrittore, ma che è di tutti noi come scrittori potenziali. Che cosa voglio dire? Che l'immagine che io ho e che noi abbiamo in quella sala in cui voi siete del pianeta Terra abitato dai dinosauri è determinata, più che dalle fonti, da un complesso di immaginazione, da una sorta di stratificazione di immagini che non sono nessuna immagine di prima mano. Quindi è dentro un racconto, per certi versi perfino romanzesco e poi filmico, cinematografico, che vive una memoria lontana. Della notte dell'incoronazione di Carlo Magno, che cosa so io, a parte quello che raccontano le fonti? So quello che posso immaginare. E quindi, per finire, andare a raccontare il 500 congelato significava, più che un esercizio di memoria, che è impossibile, un esercizio di immaginazione come memoria. Dato questo presupposto, e cioè che io immagino una memoria, dato questo presupposto sul piano storiografico, sul piano della mia stessa vita è altrettanto valido. Non faccio che reimmaginare continuamente la mia memoria. Non esiste il passato, potrei dire, anche se pure questo farebbe saltare sulla sedia qualunque storico in sala. In realtà non esiste perché è inattingibile, è una sequenza di eventi il passato, evidentemente. Però io posso farlo esistere immaginandolo. E dunque, per finire, come Mauro Barbi, questo personaggio un po' comico, tragico, forse del mio libro, immagina il 500 e ne scrive, così ciascuno di noi immagina la propria adolescenza e se la riscrive nella testa. E non è che basta averla vissuta, perché non basta ricordarla. Ricordare già è di per sé un romanzo. Noi continuamente riscriviamo il romanzo della nostra esistenza, anche se non siamo scrittori. Infatti la cosa bella, secondo me, poi quando incontri gli scrittori che ami, è che il romanzo della tua vita lo hanno scritto loro per te. Ma tu lo stavi già facendo, è semplicemente che l'hai incontrato. Porzioni di romanzo della mia vita le incontro nei romanzi di Donatella, nei romanzi di Chiara, nei romanzi di Raffaella, nei romanzi di Dario, nei romanzi di Tommaso. Perché nell'autobiogrammatica complessiva a cui concorrono tutti gli scrittori dell'universo o di questo pianeta, ci sono pezzi della mia vita, pezzi che ho continuato a immaginare e dunque a raccontarmi. Grazie. Paolo, ti chiedo ancora una cosa, c'è una sorta di botta e risposta nelle primissime pagine, proprio le prime due pagine del libro. La copertina è proprio la pagina successiva. La copertina è una dichiarazione di intenti, poi in qualche modo subito tradita, no? Romanzo senza umani, poi invece è pienissimo di assenze, ma umane, il tuo libro. E però subito dopo, per chi non ha ancora iniziato il romanzo, uno legge il romanzo senza umani, pensa una cosa e poi subito dopo trova non è stato fatto questo libro dall'intelligenza artificiale. Ci volevi rassicurare subito?
Questo è un timbro che ho dovuto convincere un po' l'editore a mettere sul frontespizio, se vi chiaro, ad alta voce, che Feltrinelli non era così convinta. E infatti me l'ha fatto mettere, io volevo sul pre-frontespizio, poi me l'hanno fatto mettere sul frontespizio per non creare ambiguità, torno a una parola chiave della serata, con tutto il catalogo dell'editore. Che dice, non è che poi il lettore pensa che su tutti i libri Feltrinelli c'è scritto questo romanzo, non è prodotto da un'intelligenza artificiale. No, solo sul mio. È l'unico, no? Per ora in Italia. Per ora penso ho l'impressione, ma lo dico veramente in 30 secondi perché sarebbe un dibattito lunghissimo, molti l'hanno scambiato per una petizione bisoneista, antitecnologica, lungi da me. È semplicemente come il bollino sull'olio DOP, no? Cioè l'idea che questo romanzo non è migliore di quello che l'intelligenza artificiale potrebbe produrre, produrrà senza dubbio, sta già producendo, ma è integralmente umano, dunque difettoso, dunque se volete anche imperfetto, ma è stato determinato, come ho detto in qualche intervista, dalla mia gastrite, dalle mie angosce, dalla mia paura, dal mio senso di inadeguatezza, da quello che so fare, da quello che non so fare. Ma tutto questo è umano e credo che il timbro sul romanzo, presto dovremo metterlo tutti, ma non per da definire un valore aggiunto, semplicemente una specificità, cioè qualcosa che dice al lettore è integralmente umano, non c'è nessuna adulterazione, diciamo così, rispetto a un processo di creatività che non ha interferenze di natura non umana. Quando, e già è accaduto, il romanziere dovesse, come dire, collaborare con l'intelligenza artificiale, dovrebbe dichiararlo. Quando il romanzo fosse interamente prodotto dall'intelligenza artificiale, dovrebbe essere, come dire, chiarito che è così. Io mi fido molto dell'intelligenza umana e anche dell'intelligenza umana che poi concorre alla creazione di un romanzo, appunto, con tutta la sua imperfezione, ma anche col timbro un po' sporco, un po' opaco, di quella irripetibile esistenza che c'è dietro le parole. Grazie. Qualcosa chiaro. Torno a Donatella allora e di Pietrantonio e approfittiamone invece per entrare un attimo nel libro. No, che parte da un fatto molto molto vecchio, 1997, non dico fatto a caso, perché proprio il fatto viene citato così, e allora come mai dopo quasi 30 anni il fatto torna, in che modo, e al punto da farti scrivere un romanzo di questo tipo? Perché ridono i tuoi compagni? Ma sì, infatti secondo me rientrerà prima, in una delle domande secondo già me sciogliere. Secondo me prima bisogna farli sfogare e fargli dire esattamente quale fatto è. Ah, giusto. Il massacro del Morone. Uno dei giochi di questo tour è imitare la mia R moscia o blesa. Cinque imbecilli, praticamente. Sei. E quindi loro ogni sera, specialmente Chiara Valerio, aspetta che io pronunci quella cosa lì e invece noi diciamo fatto. Eri riuscita a scamparla con la prima domanda e invece in qualche modo ci siamo tornati. No, intanto volevo dire a Paolo che oggi per festeggiare il suo romanzo siamo andati a Bruxelles a vedere al museo, lo pronuncia però Tommaso, ma non per questo. Bruegel. Peter Bruegel. E quindi abbiamo pensato alla sua copertina, a questo Bruegel decostruito. Dillo in modo che capiscano al tutti tuo, perché Bruegel. E quindi ti abbiamo, insomma, a distanza festeggiato. Perché riprendere quel fatto? Io personalmente sono stata colta dopo molti anni in cui non avevo più pensato dal ricordo. Non ci avevamo più pensati in tanti, proprio come comunità in Abruzzo, non ne avevamo più parlato. Questo mi ha innescato tutta una serie di riflessioni anche
sulle modalità che hanno le piccole comunità per proteggere se stesse e per proteggere la propria chiusura verso il mondo, perché le piccole comunità fanno anche questo. Si disegnano un recinto intorno e la permeabilità, la porosità di questo confine è variabile, ma in certi momenti si chiude di più, si chiude a riccio proprio. Ora, questo fatto che fu un duplice femminicidio, questa è la parola che usiamo oggi, ma allora non dicevamo così, dicevamo duplice omicidio. E a proposito delle parole, vero? È una parola che sì, relativamente... Io nel libro non uso nemmeno la parola femminicidio, però comunque per me era anche un riscrivere con la sensibilità dell'oggi qualcosa che all'epoca era stato così rubricato come casuale anche, no? All'epoca in pochi avevano pensato che quelle due ragazze erano state uccise perché donne, in quanto donne. Ma sembrava così, tutto un caso che queste turiste venute dal nord avessero intrapreso nel loro ultimo giorno di vacanza questa passeggiata sul Morrone. è anche brutto adesso, insomma, però ormai è diventato anche un gioco. E quindi era stato presto, non dico dimenticato, ma non lo si nominava più. Secondo me c'era in questo un meccanismo di difesa molto forte che giocava anche sull'identificare gli attori, i personaggi di questa tragedia come altri da sé, come fuori di questo recinto, lontano da noi, e quindi in qualche modo finita la concitazione iniziale, che era stata anche eccitante, no? Per un piccolo, io parlo un po', non è un tema, però parlo anche di questo aspetto delle televisioni, dei giornalisti, dei fotografi, delle interviste, eccetera, gli abitanti del luogo. Ecco, quello provoca sul momento una sorta anche di eccitazione, perché noi che viviamo in un posto mai nominato, mai visto, di cui si nutre persino il dubbio dell'esistenza, a un certo punto diventiamo il centro del mondo. Ma questo dura poco, questa concitazione, questa eccitazione, e poi c'è una sorta di negazione, un oblio, io dico anche un rimosso collettivo, e io stessa ne ho fatto parte, perché non ci ho pensato più. Ho una memoria abbastanza precisa per tanti altri episodi di cronaca, mi ricordo i nomi, il delitto del catamarano per esempio, non so in quanti se lo ricordano, una memoria molto, però insomma... E però quella cosa che è successa su quella montagna che io vedo da alcune finestre di casa mia, non ci ho pensato più. E io credo che questo sia una dinamica difensiva messa appunto in atto dalle comunità ristrette per conservare integra
la propria identità, l'idea, la narrazione che ci facciamo dei nostri luoghi, no? L'aria buona, il cibo buono, il bosco la è meraviglioso. La montagna all'Aidi un po', che invece qua è tutt'altro. Dico, la montagna un po' all'Aidi, che invece sì, qua è tutt'altro, non una montagna aspra, violenta. Assolutamente, infatti c'è un personaggio, quello della PM, che a un certo punto dice non c'è questa montagna buona, dove arriva l'uomo può portare il male. Ma poi c'è anche l'altra cosa, che alla fine appunto tutti questi attori erano esterni. C'è un proverbio bruttissimo che si usa a Pescara, io quasi mi vergogno a non aguzzare le orecchie che quasi mi vergogno a dirlo in dialetto, lo dico in italiano, suona così: noi siamo noi. Noi siamo noi, quindi noi siamo il centro, noi siamo questo piccolo recinto e tutto il resto è esterno, tutto il resto non ci riguarda. Quindi se non parliamo più di quell'episodio è perché le ragazze non ci appartenevano, non erano delle nostre. La sopravvissuta, nel romanzo, la sopravvissuta è del posto, ma le ragazze non erano nostre e non ci apparteneva, a maggior ragione, non ci apparteneva l'assassino, che era addirittura straniero. Quindi è un corpo estraneo che funziona benissimo in una dinamica di rimozione, una dinamica di negazione, non è di noi. E a proposito, una curiosità, come ha reagito questa piccola comunità quando tu hai riaperto in qualche modo questo vaso di Pandora, seppur sotto forma di romanzo? Oddio, è vero, era successo. Sì. No, prima devo rispondere a Dario Voltolini che lo vuole sapere in dialetto. Anch'io ero curiosa, no, possiamo, dai. Ci sono pescaresi in sala? No, stranamente no. Nus e menù. Ah, sembra un po' veneto anche, non so, mi ricorda qualcosa. No, come ha reagito? Diciamo che c'è, da una parte c'è sempre l'ambiguità e c'è sempre l'ambivalenza, quindi da una parte c'è l'orgoglio di tornare un po' al centro della scena, e quelli sono magari quelli che te lo vengono a dire. Dall'altra parte io penso che ci sia anche una minoranza che sente invece una specie di fastidio, perché in fondo se noi piccola comunità abbiamo fatto tutta questa fatica per seppellire sotto il faggio, che è anche un grande protagonista del romanzo, questa cosa scomoda che è successa e che poi anche un po' nel romanzo è cambiato la storia del luogo, ha spostato delle cose importanti e anche delle persone. La sopravvissuta se ne va perché quell'etichetta è troppo forte, è troppo pesante. E lei decide che l'unico modo di sopravvivere veramente è mettere una distanza fisica tra sé e il luogo dove tutto è avvenuto, dove il trauma è avvenuto. Quindi io penso che da una parte ci sia anche questo, una sorta di fastidio, perché tu hai disseppellito qualcosa che era più conveniente ed era più comodo tenere lì e conservare questa immagine, questa cartolina della faggeta, della montagna. Imboscare, a proposito di parole, si dice imboscare. No?
imboscare anche quello, no? Il bosco è pieno di bosco, questo libro. Sì, imboscare. Grazie, grazie Donatella. A me piacciono molto nei vostri romanzi in generale, ma nei vostri romanzi i cosiddetti personaggi secondari che sembrano a supporto con nonchalance del protagonista e in realtà hanno una voce che è sempre molto intensa, particolare e in un caso ambigua. Il tuo è Luigi, secondo me, cioè è un personaggio che in apparenza sembra, no? Non lo so, poi magari mi sbaglio, intuire che bisogna avere un approccio verso le donne diverso, bisogna cambiare e per certi versi è, tra virgolette, moderno in questo, però poi ha delle cadute che lo rendono appunto ambiguo. E mi ricorda per certi versi il personaggio del nonno invece del romanzo di Donatella, no? Sono sfaccettati, cioè c'è un patriarcato evidente, ma non è un personaggio negativo, c'è, possiamo dire, ambiguità in questo caso. Come hai scelto di raccontare Luigi e in che misura ti è servito nel romanzo? Allora, intanto credo che il padre di Lucia in L'età fragile di Donatella di Pietrantonio faccia esattamente la stessa funzione del bosco. Il bosco protegge Doralice perché Doralice appartiene. Il bosco nasconde, come nelle favole, chi riconosce. Il nonno protegge e onora in qualche modo attraverso... In realtà il nonno assomiglia un pochino più a Vittoria, nel senso che Vittoria... ci penso adesso, Miriam, curando in qualche modo possiede e possedendo gestisce. Luigi, che è un uomo ispirato alla figura maschile con la quale io sono cresciuta, che è il mio papà, che è un uomo che ha cresciuto me e le mie sorelle molto più libere della libertà che lui stesso aveva in testa. E quindi è un uomo che ha immaginato un mondo più ampio e più vivibile per le sue tre figlie rispetto all'uomo che lui era e alla donna che mia madre era e che ancora sono. Quindi io non penso che Luigi sia un patriarca. Luigi è un uomo nato negli anni 50 del Novecento che per generazione si è trovato ad appartenere a persone che hanno fatto lotte sincere per i diritti di tutti, pensando alla pensione per le casalinghe, a un sistema sanitario generalizzato, alla legge sull'aborto, alla legge sul divorzio. Non è detto che loro pensassero che quelle che per loro andassero bene o che il mondo disegnato da quelle leggi andasse bene, però hanno pensato che fosse meglio, cioè l'unica vera differenza tra un pensiero conservatore o un pensiero di destra e un pensiero progressista o un pensiero di sinistra è la domanda, visto che siamo partiti dalle domande, e cioè non dove sono, ma dove posso andare. Ecco, in questa domanda che per esempio il nonno dell'età fragile non si fa, perché è stabilire le cose, gli armenti, le donne, e che Vittoria non si fa, perché la domanda ossessiva di Vittoria è: come posso alleggerire qualcuno a cui ho provveduto per tutta la vita del peso di me stessa? Quindi impedisce la decisione, esattamente come il nonno. Luigi no, Luigi sbaglia, Luigi inciampa, Luigi rimane un ragazzo e non so se Luigi mi serviva. Io Luigi lo volevo, perché io volevo in questo romanzo, e spero di averlo fatto al massimo delle possibilità con tutte le incertezze dei romanzi scritti non dalle intelligenze artificiali, è fare un omaggio ai miei genitori e alla generazione che i miei genitori rappresentano e a quelli che, non essendo all'altezza delle loro intenzioni, perché nessuno lo è, non essendo all'altezza dei propri desideri, perché quasi nessuno lo è, hanno cercato di crescere esseri umani che continuassero a porsi la domanda scolastica, come giustamente sottolinea Raffaella Romagnolo, cioè dove vogliamo andare, dove possiamo arrivare. Nonostante noi non ci arriveremo, perché non siamo in grado, per la storia, per la temperatura nella quale siamo cresciuti e probabilmente per indole. Grazie Chiara. Volevo
volevo chiederti, tu hai detto durante un'intervista, diffido delle avventure interiori che sono solo interiori, e questo libro è un'avventura interiore. Volevo. Mi piaceva, tanto mi sarò inciampata anche io, poi mi sembrava una frase, sexy da dire, diffido delle avventure interiori, quindi come direbbe Donatella Pisantonio, il numero della mia camera è 234. Perché però, anche sì. Tu ti innamori delle espressioni, ce n'era un'altra. Ma ossessivamente, noi siamo tutti ossessivamente innamorati delle espressioni, cambiano senso e significato, come giustamente prima notava Donatella di Pietrantonio, noi scherziamo sulla parola morrone, perché dentro di noi ha cambiato verso, è un'altra cosa, è una cosa che riguarda lei, che potrebbe essere cioccolata, questo non significa togliere significato a ciò che è successo e impedire la memoria a ciò che è successo, significa aggiungere una possibilità ambigua a qualcosa, perché in fondo la cautela è il contrario della confidenza. Io penso sempre che in un momento in cui l'umiltà è diventata difficilissima e tutti dobbiamo far sembrare che sappiamo tutto quanto, bisogna leggersi i romanzi, perché nei romanzi c'è quell'ambiguità, quell'incertezza, quell'impossibilità di giudizio, quell'impossibilità di schierarsi, quella libertà infinita di poter dire non ho capito un cazzo di questa cosa. E quindi, è vero. Quindi anche di poter, e di innamorarsi delle frasi, è vero, diffido delle avventure interiori, che tratto secondo me ho copiato da qualche parte, perché voglio ribadire anche in questa sede, l'ho già detto, questo è un romanzo tutto copiato, quindi Paolo Di Paolo, io sono un'intelligenza artificiale, ricordatelo. Ma chiedo a te, Tommaso, tornando appunto. Io devo sempre dopo. Ah, sì. Cioè, è tremendo questo. Come no, fa? No, prima era il contrario. No, allora, innanzitutto chiedo se ci puoi raccontare la storia di Salvo Lima, perché okay. Da cui nasce. E poi volevo chiedere come in un libro così pieno di parole, con le parole così protagoniste, come ti rapporti con i silenzi. Dunque, la storia di Salvo Lima è quella con cui ho deciso di iniziare il libro, perché volevo iniziare raccontando qualche cosa di specifico, ed è quello che è stato il mio primo viaggio in Sicilia, da persona che aveva una conoscenza unicamente letteraria della Sicilia e quindi era pieno di stereotipi sui solfatari di Verga, eccetera, eccetera. Arrivo in un mondo che non conosco affatto, ero penso anche politicamente molto più immaturo di quanto io sia maturo oggi, e quindi mi trovo una sera a parlare con degli amici, uno dei quali in particolare aveva una forte sensibilità politica e si era negli anni delle stragi, si era negli anni di Falcone, Borsellino, gli anni più duri della mafia nel nostro paese, e a un certo punto lui parla di Salvo Lima, che come sapete era, diciamo, il rappresentante della DC di Andreotti in Sicilia, era una persona profondamente collusa dalla mafia e uccisa dalla mafia per fare pressione su Andreotti, e io faccio una battuta fuori luogo, assolutamente fuori luogo, sul fatto che Salvo Lima faceva dei discorsi un po' lunghi e gli amici gli dicevano Salvo Lima, no? Ora, di fronte a un militante antimafia deciso, agguerrito, questo assolutamente non è da fare, ma non è solo questo, è anche un segno di mancanza di coscienza civile in un certo senso, no? Perché insomma stiamo parlando di una regione che ha versato un debito di sangue spaventoso, e secondo me era anche peggio di fare una battuta su Falcone o Borsellino, perché fare la battuta su un rappresentante della corruzione siciliana è ancora peggio, no? E ovviamente scoppia il putiferio, questa persona vorrebbe gli amici cercano di calmarci, lui mi dice ma insomma le parole cosa sono per te, un balletto? E io dico beh, in un certo senso sì. No, allora ho fatto una sorta di esame di coscienza attorno a questo, che è durato 20 anni grosso modo, per dire, no, sì, insomma, no, tu mi chiedevi quanto tempo, ecco, questo è un libro che è cresciuto molto lentamente, io ho trovato un appunto del 2002 che diceva autobiogrammatica, quindi c'è voluto del tempo, e ho capito che da una parte c'era la mia totale adesione politica alle parole di questo ragazzo, no? Che era un discorso a cui non si poteva cambiare una virgola, era un discorso salvo, era un discorso da salvare, era un discorso perfetto. Al tempo stesso c'era qualche cosa in me, nel me che scrive, che si ribellava
di qui limare, l'idea di limare, poi limare è ciò che fa uno scrittore, no? Lima i suoi testi, cioè l'idea che comunque io in quanto scrittore, anche di fronte a qualche cosa che politicamente, eticamente e indiscutibilmente nel giusto, devo mantenermi la libertà di uno spazio in cui sbaglio, in cui dico qualcosa che non va bene, in cui magari mi lascio trascinare dal suono delle parole, da una rima, da una sciocchezza. E quindi era questo che era molto importante per me, ed è un tema su cui poi in realtà mi sono trovato a tornare in libri non narrativi d'altro tipo. Io ci tengo molto al fatto che i grandi scrittori che noi amiamo sono scrittori che sono omofobi, maschilisti, guerrafondai, e va benissimo, non è quello il punto, ciò che rende uno scrittore grande è il fatto che racconti i suoi pregiudizi in modo problematico, profondo, spesso, e quindi interessante anche per noi, che magari li faremo a pezzi, li metteremo in discussione. E sicuramente anche io sono profondamente convinto che fra 100 anni i nostri nipoti saranno disgustati dal fatto che mangiamo carne, ma disgustati come noi siamo disgustati dello schiavismo. Io la mangio, però ogni epoca ha i suoi pregiudizi, e la letteratura è quello spazio di manovra in cui sostanzialmente prepari quello che accadrà e soprattutto mantieni una libertà fondamentale dell'agire e dello scrivere. Qualche ho dimenticato la tua seconda domanda. Ma non, io ti chiedevo che rapporto avevi col silenzio in questo, e che rapporto c'è col silenzio in questo libro, che è pieno di parole. Il silenzio è molto importante. Per riprendere la parola ambiguità, che ha circolato molto, più di 7 tipi di ambiguità sono stati presenti stasera in questa sala. C'è un'ambiguità del padre e del silenzio del padre, quindi quello. Un padre che è un militare di carriera, che è stato profondamente coinvolto, quindi prima nel fascismo da ragazzo, poi nella Seconda Guerra Mondiale, nella sconfitta italiana in guerra, nella scelta della Repubblica, con una famiglia di militari attorno, di cui alcuni hanno per esempio sono ritirati dalla Marina piuttosto che rimanere al servizio della Repubblica. Poi ha lavorato con i servizi segreti militari, poi gli hanno offerto un ruolo di dirigenziale nel 1977. Questo è un appunto che abbiamo trovato poco dopo la sua morte. Questo ormai annoia a morte i miei colleghi, perché l'ho citato più volte, ma quando mio padre è morto abbiamo trovato un foglio in cui lui elencava i pro e i contro del dirigere servizi segreti militari. I pro erano potere, denaro, contatto con esteri democratici, e i contro erano contatto con esteri non democratici, pericolo di dover dire bugie. Cioè un ammiraglio che pensa: ma se io vado a dirigere i servizi segreti militari finisce che forse devo anche dire qualche bugia? Contatto con persone che non approvo, pericolo di deludere i figli miei e altrui. Insomma, quindi questo silenzio era un silenzio complicato. Una persona che non poteva parlare del suo lavoro a casa, era portatore quindi di un silenzio che poi si ammantava. Ovviamente era una persona che parlava, ma faceva discorsi ufficiali o giochi di parole come quelli che facciamo noi, però al tempo stesso era un silenzio che in questo modo lasciava uno spazio di manovra ai figli. Cioè, tu hai detto: io non ricordo le parole di mio padre. Noi, ma anche parlandone con i miei fratelli, siamo accorti che non abbiamo quasi nessuna, mentre discorsi di mia madre ci sono rimasti in mente, i discorsi di mio padre erano sostanzialmente: la vita è un valore di per sé, non mentire mai, punto. Questi erano, abbiamo dovuto imparare a mentire, perché è importantissimo mentire, no? Però un'etica della menzogna non c'è arrivata da lì. L'etica della menzogna che propongo è poi quella della letteratura, che mente necessariamente. Però insomma, il silenzio serviva. E concludo, il libro in realtà è un movimento verso il silenzio, cioè verso l'imparare ad avere uno spazio di silenzio in cui poi può emergere la scrittura, la poesia. Grazie.
Io volevo chiedere. Noi abbiamo cercato di curare il trauma per aver detto quella battuta, no? Però adesso ho trovato il modo. Cioè, tu non hai fatto una battuta fuori luogo, magari, è che l'hai fatta proprio lì. Lì in luogo. Avrebbero fatto pezzi anche te. Io volevo chiedere a Raffaella Romagnolo come ha costruito questo libro, perché tu non vieni... Allora, so che in un'intervista Chiara Valerio ha detto sappiamo dove abita, ma non benissimo. Ma io ci speravo in questa domanda, non ho osato chiedere prima, ho detto stasera è la sera della verità. Perché? Perché Miriam Massone viene da dove vengo io. Esattamente, da Borgo di Dentro. Da Borgo di Dentro. Esatto. No, bisogna spiegare perché è dal binario 9 e tre quarti. Loro non capiscono da dove veniamo. Miriam. È un disastro. Me ne sono accorta dalle varie tappe che c'era questa domanda e lei a un certo punto. Adesso ha detto, Chiara Valerio capito. Spiega. Non è andata così. È andata e penso che ci sono dei testimoni, Paolo Di Paolo anche. Ogni volta che si chiede a Raffaella Romagnolo da che stazione parti, lei dice Tortona, Alessandria, Genova, Torino, motivo per cui o non ci vuol far sapere quali sono i suoi movimenti, rispettabilissimo, oppure è naturale che uno si chieda, visto che ogni volta parte da una stazione diversa, dove viva. E quando ho cominciato a pronunciare il nome di Ovada, poi immediatamente dopo ha detto non è proprio Ovada, ha ritrattato. Quindi come? Siamo tutti testimoni, cara Miriam, adesso lei è stata chiamata a testimone di un processo falsificato da Raffaella Romagnolo, che parla tanto di scuola. Ma non importa, Raffaella. E la questione è questa, che lei butta fogging, cioè butta nebbia intorno al posto dove vive. No, hai sentito del Principato di Monaco? Principato di Monaco anche. Potrebbe. No, Rocca Grimalda. Rocca Grimalda, giusto. Gli ho spiegato. È vero, è vero. C'erano stati Grimaldi, ma non credono. Quindi io penso che l'autorevolezza di Miriam Massone, giornalista della stampa, assolutamente da lavoro ineccepibile, può garantire che io vivo effettivamente. Esiste. Esatto. Che io vivo dove vivo. Facile. No, tu vivi nel basso Piemonte, torniamo sul vago. Miriam vive a Rocca Grimalda. Terra di uno degli eccidi partigiani più grossi e importanti, no, della nostra storia nazionale. Io volevo sapere un po' come è costruito questo romanzo e un po' che rapporto hai tu con questa fetta di memoria. Qui ti fai anche spesso portavoce anche nei romanzi precedenti. Sì, questo è un romanzo che è legato a romanzi precedenti che ho fatto, nel senso che ci sono delle persistenze e una di queste è proprio la localizzazione in questo luogo dell'immaginazione che si chiama Borgo di Dentro, ma che è uno specchio piuttosto fedele di quello che è la storia nel Novecento dell'Ovadese, del Basso Piemonte, e torna in diversi romanzi tutti ambientati nel passato con l'idea di provare a raccontare questi pezzi di storia nazionale traguardandoli da un luogo effettivamente periferico, dove però la storia è passata come, e l'eccidio che nomina Miriam, l'eccidio della Benedicta, è uno di questi elementi, è stato il più grande massacro di partigiani della storia nazionale, se ne parla molto molto poco. I numeri, per darvi un'idea, sono nel giorno, diciamo, del rastrellamento principale un centinaio di ragazzi, ma se si considera tutti i caduti legati alle catture e alle deportazioni poi a Mauthausen successivi, parliamo di oltre 400 ragazzi, tutti provenienti dalla zona lì intorno al Monte Tobbio, in parte versante ligure, in parte versante piemontese, e significa questo che un'intera generazione di quella zona è stata azzerata, perché in quella zona, che è contigua alle Langhe, il Monferrato, l'Alto Monferrato è contiguo, quindi è una storia simile dal punto di vista resistenziale, ben raccontata da Fenoglio per le zone delle Langhe, significa che in quelle zone, come dire,
la generazione azzerata ha portato a una variazione proprio dell'identità. Per cui ogni anno, quando ci sono le celebrazioni, anche a 80 anni di distanza, è successo nella settimana santa del 44, ci sono tantissime persone che vanno a ricordare, perché tantissime famiglie hanno avuto caduti, morti, zii, fratelli, cugini, eccetera. Quindi c'è una memoria molto locale, ma non c'è una memoria nazionale di un fatto di questa dimensione però nazionale, questo per vari motivi. Innanzitutto perché fu vissuto come una grossa sconfitta militare dell'esercito, della parte, non solo i comunisti, anche autonomi, ma insomma partigiana. Quindi non c'era tanta voglia di raccontare una sconfitta militare, ma a 80 anni di distanza questi elementi vengono meno, rimane vivo il fatto che un pezzo del nostro paese ha un'identità che è stata plasmata da questa cosa qua. Quindi io più volte sono tornata narrativamente su quello, perché se racconto casa mia, io quella cosa lì non posso non raccontarla, perché se vivi lì è una zona collinare e la resistenza ti viene addosso come una montagna. Quindi se tu vuoi raccontare quella cosa lì non puoi esimerti in qualche modo, e quindi tangenzialmente arriva anche in questo romanzo, anche se è stato oggetto poi di altre cose. Questa è la motivazione. Quindi come ho costruito questo, come gli altri romanzi che ruotano intorno a questa immagine letteraria del borgo di dentro, innanzitutto con una forte documentazione storica, poi naturalmente però laddove devi scegliere tra la fedeltà al dato storico e la verità letteraria, che è una cosa diversa, beh, a quel punto diciamo vince il raccontare una storia che sia appassionante, che possa chiamare dentro il lettore, cioè utilizzare quella che è una delle grandi virtù della narrativa e della letteratura in generale, no? Cioè la capacità di sollecitarci in una caratteristica evolutiva umana importantissima, che è l'empatia, cioè la capacità di vivere le vite degli altri, insomma, che è una dote, una caratteristica evolutiva della nostra specie, che ha un fortissimo significato politico. Perché? Perché quando tu riesci a vivere la vita di un altro, difficilmente gli sparerai addosso, difficilmente farai la guerra. Quindi in questo senso l'idea è anche tornare su queste cose con una visione che sia anche politica, dico la parola perché è questa, insomma. Grazie. 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 Dario, chiudo con te. Volevo sapere quanto è stato difficile, se è stato difficile o necessario, restare sullo sfondo del tuo libro, pur raccontando una storia che era veramente profonda e ti era così, così vicina. Se il tuo narrante è stato più esuberante, quindi da contenere, o più timido, quindi da far venire fuori? Ma ha avuto la parte nella tela che io pensavo di aver avuto nella storia, quindi non è stato né difficile contenerlo, né ho pensato mai di doverlo ampliare, nel senso che così era, cioè è la storia di un rapporto dove uno è il grande e uno è il piccolo, quindi è così, cioè è semplicemente nei fatti che è andato così. E tu hai detto di averlo scritto dopo 40 anni, avendo messo della distanza di 40 anni, quando hai trovato la tua finestra linguistica, hai detto sì. Una voce per raccontarlo. Qual è la finestra linguistica e la voce di questo romanzo? Ma negli anni chi scrive si confronta anche con, ovviamente con i libri che legge, ma anche con degli autori che frequenta, con cui parla, da cui prende esempio, vede cosa osano, cosa si può fare, eccetera. Quindi in realtà poi il materiale linguistico, quello è comune a tutti, non è tanto una messa a punto di linguaggio, quanto, come tentavo di dire prima, di fidarsi di poter usare quello strumento così come fa
il jazzista che fa l'improvvisazione, no? Cioè un jazzista che fa un'improvvisazione parte quando si parte, arriva quando si arriva, non può cambiare niente, non è in sala di registrazione, non c'è la musica scritta, ha delle cose che lo contengono, cioè il ritmo si sa cos'è, il tema, lo standard si sa cos'è, eccetera eccetera, però deve fidarsi di poter far fare al suo strumento quello che nel momento gli viene. E non è che prima non sapesse suonare lo strumento, però magari non si fidava di poterlo fare così. Quindi io negli anni ho messo a punto, parlando con i miei colleghi soprattutto, leggendo i loro libri, più ancora che i classici, cioè i libri di persone che non conosco, nella vita quotidiana della scrittura, che non è così solitaria come si dice a volte, ho sentito che potevo fare questa cosa in breve tempo, senza costruzioni, senza ripensamenti, senza darmi una struttura che fosse ulteriore rispetto alla struttura che i fatti avevano avuto e avevano mantenuto i 40 anni. E io racconto dei fatti che sono cristallizzati, quindi non è che dovessi inventare una storia. Quindi io direi così, una fiducia nel tentativo di poterlo fare, quindi quella è la finestra. E tu hai fatto già primaverile, poi c'è un autunnale che hai detto che hai scritto ma hai tenuto per te, questo è invernale e ti chiedo allora qual è l'inverno, no? Il freddo che senti a un certo punto, che? L'estivo hai detto a me, hai detto una volta lo scriverò quando sarò guarito ma non so da cosa. Allora sì, ti chiedo se sei guarito. Perché il progetto delle quattro stagioni c'è da primaverile. Il progetto è quello di fare dei romanzi che abbiano nel loro animo una caratteristica che io attribuisco alla stagione. Quindi primaverile l'ho scritto raccontando una storia tutta verticale dove si cresce, c'è del dolore della crescita, ma è tutto un fiorire e anche doloroso, però insomma. Invernale me lo sono autopubblicato perché non l'ha voluto autunnale non l'ha voluto nessuno, ma è al contrario una cosa dove ci si sfoglia, il personaggio principale a un certo punto proprio si sfarina, no? Invernale è questo perché, benché molte scene siano ambientate in un'estate torrida, la sensazione emozionale è quella di un inverno, di un raffreddamento. E però nel mio progetto io ho lasciato per ultimo estivo, perché mi sono detto, che stagione è l'estate? La stagione della maturità. E quindi quando sarò maturo lo farò. Ma quando? Grazie mille. Io non so se qualcuno mi fa segni col tempo.